tua strada. Buonasera, buonasera a tutti, al pubblico in sala, al pubblico di TV 2000, 70 volte 7, 70 per 7, quanto fa? Non lo so, perché io in matematica non sono mai stato bravo, ma è la cifra che Gesù Cristo ha indicato per dire quante volte bisogna perdonare, ma l'ha detto per dire non una, non due, non tre volte, ma 70 volte 7, cioè all'infinito. E quindi è per questo che noi in occasione del giubileo della misericordia, quando le porte sono state aperte, le porte del perdono sono state aperte, noi abbiamo dedicato questa trasmissione appunto al perdono. Noi veniamo da una trasmissione, chi di voi ci ha seguito lo sa, sulle beatitudini, abbiamo raccontato la possibilità della felicità e oggi siamo passati a raccontare la possibilità, la speranza del perdono, ma invece che farlo soltanto come abbiamo fatto in passato con delle storie in studio, lo facciamo in questa nuova edizione di Beati Voi, appunto 70 volte 7, lo facciamo raccontando delle storie filmate, raccontando dei film. Noi abbiamo chiesto ad alcuni registi, a quattro registi, peraltro non di estrazione religiosa, non sono praticanti, non sono particolarmente cattolici, proprio perché la nostra trasmissione ha l'obiettivo di creare dei punti, no? di cercare di far incontrare le persone. Abbiamo chiesto a dei registi laici di raccontare il perdono con la loro sensibilità. E nella puntata di oggi andiamo in una zona che è stata martoriata dalla guerra, la Bosnia Erzegovina, la città di Mostar. E lì c'era un ponte che il 9 novembre del 1993 è stato buttato giù durante la guerra. Quel ponte oggi è stato ricostruito, ma ci sono altri ponti, i ponti tra le persone, che fanno molta fatica ad essere di nuovo rimessi in piedi. E quindi Claudia Tosi, la regista di questa settimana, ci racconta questo tentativo di ritornare a casa di una sua amica e di ricominciare a vedere, a incontrare gli altri e a perdonarli anche all'interno della sua famiglia, di ricostruire dopo la guerra una possibilità di incontro e di perdono. Tutto questo tra poco, intanto presento Pilar, insieme a Federico Ferrandini e Andrea Colella, che sono qui con noi anche questa settimana e che tra poco si esibiranno cantando una canzone bellissima. E intanto restate con noi, dopo la pubblicità andiamo verso casa. L'anno scorso, quando sono andata a Zagabria a trovare mio fratello, mio padre mi portò in un paesino serbo in cui arrostivano il maiale. C'erano dei tizi e uno di loro era un poliziotto. Io ho avuto un attacco di panico, non sono riuscita a mangiare, me ne sono dovuta andare. Non penso che starò mai bene là. Il film che stiamo per vedere è un film sull'amicizia, un film sulla guerra, un film soprattutto sul perdono. È un viaggio verso casa. La regista si chiama Claudia Tosi. Guardate. La notte prima che la guerra scoppiasse, Dejan e io siamo andati ad un concerto.
Tornando indietro, sulla strada verso casa c'erano uomini coi passamontagna, i fucili in mano, e c'erano barricate fino a casa mia. Il giorno dopo i cecchini cominciarono a sparare. Non sapevo cosa fare. Così parlo con i miei, ma non posso andare a Mostar. Mio padre mi dice di non viaggiare sola perché è pericolosissimo, non arriverai mai. Mi dice: vattene prima possibile, ovunque atterrerai, chiamami, se puoi. Dejan mi dice: puoi prendere questo ultimo volo con me? Non me ne voglio andare senza di te. Se te la senti, vieni, poi troveremo una soluzione. Al mattino sua madre ci cucina delle uova. Andiamo all'aeroporto e durante il viaggio penso a cose stupide, tipo: non ho preso quel libro. L'aeroporto è già sotto il controllo dell'esercito jugoslavo. Non capisci più niente, in TV vedi questa gente bombardare, creare problemi. Ma all'aeroporto si suppone ti facciano sentire al sicuro, protetta. Anche se non sai bene da cosa e da chi ti stiano proteggendo. Ci mettono con la faccia a terra. Dejan mi prende la mano. Andrà tutto bene, non dire una parola. Il ragazzo che ci sorveglia ci puntava il fucile perché quello era il suo compito. Sembrava un sedicenne, aveva un uniforme troppo grande per lui, le braccia erano coperte, le mani bruciate e le unghie sporche, come se fosse un contadino, e il viso era scottato dal sole. Se ne stava lì in piedi, era più basso di me. A un certo punto estrae una lettera da una tasca della giacca e me la dà. Mi dice: se mai atterrerete a Belgrado, potresti imbucare questa per mia madre? E io: certo, nessun problema. Cara Svetlana, mi ha raccontato la storia del ragazzo col fucile molte volte da quando ci conosciamo, e ogni volta quando arrivavi alla lettera che lui ti chiese di imbucare, la tua voce ti si rompeva in gola. Non quando mi dicevi del fucile puntato o della lunga attesa o della paura, ma quando arrivavi alla lettera. Ci ho fatto caso solo ora, dopo questo viaggio. Ci siamo conosciute nel 1992, poco dopo lo scoppio della guerra. Avevamo 22 anni e tu eri appena arrivata a Modena, come rifugiata, ospite di tuo cugino. Tuo padre era in guerra
e tua madre era con te, ma avevate conflitti che non volevi spiegarmi. Tuo cugino cercava di distrarti, ti portava fuori con noi, ed è così che ci siamo conosciute. Ma se siamo diventate amiche, è perché 3 mesi dopo, quando sei partita per l'Olanda, abbiamo iniziato a scriverci. Ti era più facile scrivere che parlare, di cosa provavi, del tuo smarrimento, del tuo sentirti apolide. E io non ho mai smesso di pensare a come aiutarti per ritrovare la via di casa. Tre anni dopo che la tua vita cambiò per sempre, una mattina mi hai scritto: mia madre è appena morta. Poi mi hai mandato molte fotografie vostre, di te piccola e lei giovanissima. In una avevi scritto: qui si chiedeva se fosse la cosa giusta avere avuto una figlia. Mi è venuta una stretta al cuore. Se era così che ti sentivi, allora non mi stupiva più che voi litigaste sempre quando andavi a Mostar a trovare i tuoi genitori. Tu l'accusavi di essersene fregata della vostra famiglia e lei che tu eri un'immatura. Mi stupiva ricevere quelle foto. Per la prima volta ti sentivo tenera con lei, come se potessi riavvicinarti, ora che lei non poteva più ferirti. Guardandole ho pensato che avremmo dovuto andare a Mostar assieme. Volevo che ti riappropriassi di quell'amore che sentivi prima che scoppiasse la guerra. Sono venuta a Los Angeles, come ti promettevo da anni. Poi saremmo partite per Mostar e Sarajevo e ti avrei aiutata a cercare qualcosa di buono in queste città così cambiate. Magari sarebbero arrivate anche risposte alle tue domande mai fatte. Speravo che saresti riuscita a trovare un po' di sollievo. Mi sembrava l'unico modo per riportarti ad una vita vera, perché se tu mi dici che nemmeno Los Angeles ti senti a casa, e ormai sono 13 anni che abiti lì, io mi preoccupo. Non si può vivere per 23 anni senza sentirsi mai a casa. Dopo che tua madre morì, mi sorprese che tu mi mandassi tutte quelle sue foto. L'ultima volta che ci siamo viste e che tu mi parlassi di lei, eri arrabbiatissima. Sì. Vedendo che mi mandavi quelle foto, pensai che il tuo rapporto con lei stesse cambiando. È per questo che ho pensato fosse il momento giusto per andare assieme a Mostar. Andare là con uno stato d'animo diverso e magari dire addio alla città. Sì, ci sta. Voglio dire addio alla città e a mia madre allo stesso tempo. Quando mia madre è morta ero come in trance. Lei avrebbe voluto una cerimonia comunista, ma mio padre ha detto che la funzione era per i vivi e non per lei, quindi ha organizzato un funerale cattolico. Ero scioccata da quanta gente venne, eppure non conoscevo nessuno. A cosa pensavi? Che mia madre non mi avesse perdonato il modo in cui l'avevo trattata in Italia. Continuava a rivangarlo anche a molti anni di distanza con mio padre. Si sentiva molto ferita. Dici? Perché ero cattiva con lei. Ti senti in colpa per quello? No. Pensavo che lei avrebbe dovuto scusarsi con me, ma nessuno delle due lo fece, di scusarsi con l'altra. E se potessi riaverla anche solo per un giorno, non mi scuserei. La bacerei, la abbraccerei di più perché non l'ho fatto abbastanza quando era viva, ma non mi scuserei. Non le chiederei perdono e non mi aspetterei di essere perdonata. Ricordi la prima volta che andai a Mostar? Sì. Ti dissi che me ne ero innamorata e tu mi chiedesti:
Ma ti sei sentita a tuo agio a camminare nelle strade in cui camminano le stesse persone che l'hanno distrutta? Ti senti ancora così? Una delle ragioni per cui non mi piace andarci è questa. L'anno scorso, quando sono andata a Zagabria a trovare mio fratello, mio padre mi portò in un paesino serbo in cui arrostivano il maiale. C'erano dei tizi e uno di loro era un poliziotto. Io ho avuto un attacco di panico, non sono riuscita a mangiare, me ne sono dovuta andare. Non penso che starò mai bene là. La paura è troppa. Un sacco di persone vengono qui perché sognano di diventare ricchi, fare carriera o fare fortuna in qualche modo. Io non sono venuta qui per questo, quindi nessuno dei miei sogni è stato infranto. Forse cercavo di trovare un posto in cui stare meglio. E dato che tutti sembrano persi qui, io ci sto bene. Io usavo la parola perdonare, tu dire addio. All'inizio non ci ho nemmeno fatto caso. Forse perché nella tua lingua perdonare e dire addio suonano allo stesso modo, ma poi ho cominciato a sentire il disagio che provavi quando cercavo di metterti faccia a faccia con ciò da cui eri fuggita. Il nostro viaggio era già iniziato. Io nutrivo una speranza, quella di farti sentire di nuovo a casa nel mondo, e tu avevi una certezza, quella del male che avresti affrontato. Alla fine sarebbe arrivato anche un po' di bene. Quando mi hai portata a conoscere il tuo amico psicoanalista, il dottor Bale, lui è stato bravo a farti tirar fuori quello che forse non avevi il coraggio di dirmi. Veterano della Seconda Guerra Mondiale, Bernard Bale aveva lavorato molto su riconciliarsi coi propri carnefici, ma anche con la propria madre, colpevole di trasmetterci traumi che subisce nel mondo, fin da quando, ancora, siamo nel suo ventre. Ovunque mi trasferisca, Claudia viene a trovarmi. Gran parte della nostra amicizia si è sviluppata attraverso lettere che ancora conserviamo. Lettere che hanno più di 20 anni. E 10 anni fa, 7 anni dopo la guerra, non volevo assolutamente tornare a casa a Mostar. Non volevo vedere nessuno e avere a che fare con quel passato. Claudia e io ne abbiamo parlato tanto al telefono, poi un giorno ricevo un film. Lei aveva studiato le lettere e registrato le telefonate, poi ha preso la sua telecamera ed è andata a trovare la mia famiglia, i miei amici. Ha affrontato le cose di cui avevo paura, i campi minati, ponti distrutti, e mi ha mandato questo regalo di compleanno. Mi stava dicendo: non c'è nulla che tu debba temere, puoi andare. In pratica è diventata un membro della mia famiglia. Ho ricevuto questo film come invito a tornare ed è così che sono tornata a Mostar, per ritrovare, magari attraverso il perdono, un senso di casa. Se ci pensi da una prospettiva più ampia, c'è un Dio. Io, vedi, credo che ci sia un Dio. Dio creerebbe persone cattive? No, Dio non crea persone cattive. Ciò che accade è che Lui crea persone immature, e le persone immature fanno cose cattive. Dobbiamo perdonare i nostri nemici perché sono illusi. Dobbiamo essere maturi abbastanza da capire la loro immaturità, e soprattutto dobbiamo perdonare noi stessi. Dobbiamo amare noi stessi in primo luogo e sempre.
Noi veniamo da culture diverse e io raramente mi sento colpevole di qualcosa. Difficilmente penso di dover essere perdonata. Sono più mossa dalla paura che se faccio qualcosa di sbagliato le persone spariranno dalla mia vita. Io il passaggio del perdono lo salto. Ma Claudia, e non so se sia una questione culturale o personale, si ritiene responsabile anche di cose di cui non lo è. Lei si sente colpevole a priori. Cosa devi perdonare in relazione a Claudia? Ah, è una buona domanda, non ci avevo pensato. Ok, la devo perdonare per... A volte sono una persona un po' riservata. Non mi piace condividere troppo. Ma lei a volte mi costringe a farlo un po' troppo e io non mi sento a mio agio. Ma questo forse è ciò che siamo come persone. È la nostra benedizione, la nostra maledizione. Ci facciamo domande difficili che a volte non sono piacevoli. Invece devo perdonare me stessa per non lasciarle finire le frasi. Abbiamo fatto la litigata del secolo. Non volevo che dicesse una certa cosa e l'ho attaccata perché preferisco ferirla che essere delusa. Eravamo in un ristorante e i tavoli attorno a noi si sono svuotati. Cosa non volevi che lei dicesse? Non volevo che lei facesse supposizioni su una certa cosa. Stai dicendo della tua amica Claudia, non mi fido di lei. Non ho detto esattamente quello. Se tu avevi paura che lei andasse dove tu non volevi che andasse, allora non ti fidi di lei. Ok. Questo da dove viene? Viene da qualche esperienza precedente. Chi avevo paura che avrebbe detto qualcosa basandosi su una supposizione e non su un fatto? Sì, perché nel mio paese la guerra scoppiò sulla supposizione che tu sei diverso da me e tu sei il mio nemico. Certo, è una supposizione. Un capo carismatico può farti sentire che qualcuno sia davvero il tuo nemico. Sì, è verissimo. È verissimo. Improvvisamente avevo capito perché ti fossi tanto arrabbiata con me in quel ristorante. Avevo fatto una battuta dicendo che il tuo amico, essendo ebreo, sicuramente avrebbe avuto qualcosa da dirti sul perdono. Perché il loro Dio, che è spietato, non perdona alla leggera. Tu invece pensavi che io dicessi che il mio Dio era migliore e per un attimo ti è sembrato di ritornare a quando tutto iniziò. La guerra scoppiò per questioni politiche, economiche e nazionalistiche, ma i leader furono bravi a far sì che le persone si dividessero in base alle origini dei loro avi. E tu, figlia di un matrimonio misto, di una serba e di un croato, tu, da che parte stavi? Chi era il tuo nemico? Anche Zoya, la tua amica russa, cresciuta in Kazakistan, aveva un passato simile al tuo. Non mi sembrava affatto strano che fra tutti la tua migliore amica fosse una donna slava, con tantissimo da perdonare e metà della vita passata a farlo. Vedi, pensavo che le avrebbe fatto bene affrontare il suo passato per vivere il presente. Per quello che ne potevo supporre leggendo le sue email, lettere. Eh sì, è molto frequente che le persone che fuggono da una guerra rifiutino quello che è accaduto. Sì, ma all'inizio era come se tu provassi un forte sentimento di tradimento e non riuscissi a mettere radici da nessun'altra parte. Non direi tradimento, ma irrequietezza. Non mi sentivo di appartenere ad alcun luogo. Ma non mi sono sentita tradita per via della guerra.
Tutto ciò che conoscevo era scomparso. La mia sensazione più comune era paura, tanta, tanta paura. A Sarajevo, nella zona in cui vivevo, i serbi bombardavano me e i musulmani. In Croazia, i croati mi hanno arrestata e deportata. A Mostar, i musulmani hanno tenuta prigioniera la mia famiglia. Tutto ciò che conoscevo, fratellanza e unità, ciò per cui giuravamo fino da quando avevamo 7 anni, non esisteva più. Avevo bisogno di crearmi una nuova realtà a cui aggrapparmi per sopravvivere. Ho una domanda per entrambe. Pensate che... è così. Senti che perdonare è la cosa giusta da fare per poter vivere la vita che vorresti e... sto cercando di mettere assieme una formula. Riuscire a capire. Più la consapevolezza che non perdonare ti creerebbe maggior dolore, uguale lasciare andare. È come una formula. Qual è la formula per perdonare? Ma non c'è una formula, se non avere più quei sentimenti. Io credo che sia un percorso personale. Cosa avete pensato quando Svetlana vi ha detto che avrebbe fatto questo viaggio con me? Ha detto il minimo indispensabile. Era molto ansiosa. Ne abbiamo parlato e ho pensato che questo viaggio fosse un'occasione per affrontare le sue questioni irrisolte. Posso riferire le cose di cui abbiamo parlato tempo fa? Secondo me, Svetlana non si sente a casa qui e non riesce a mettere radici. Dal mio punto di vista, tornare là e affrontare quella realtà l'aiuterà a lasciarla andare. Così può mettere radici e vivere la sua vita così com'è. Tu chiedevi quale fosse la formula per perdonare. Era una domanda che non mi ero mai posta. Cosa ci permette di perdonare? Ti ho raccontato di quando mia madre è morta. Mio padre diceva che l'avrei lasciato solo, che non avrei più avuto nessun motivo per tornare a casa. Forse sarebbe accaduto se lui non avesse fatto quel primo passo. Perché a quel tempo non avevamo nessun rapporto e faticavo a perdonargli quella distanza. Mia madre era il nostro tramite. All'inizio non è stato facile. Poi ho iniziato ad accettarlo così com'era. E ora per lui sento un bene autentico. È perdono questo? Quando l'ho visto sinceramente sofferente per la distanza che si era creata tra noi, qualcosa mi ha avvicinata a lui. Ok, andiamo. Entriamo subito in autostrada, mangiamo e partiamo prima possibile per arrivare a casa. E tu? Mi chiedevo come potessi riconciliarti col passato, ma soprattutto cosa dovessi perdonare a tua madre. E tuo padre, cosa ne pensava? Quando siamo arrivate a Modena a prendere la mia casa mobile, come dici tu, speravo di riuscire ad aiutarti. Avremmo passato un po' di giornata a cucinare e a chiacchierare come nostro solito per farti sentire al sicuro. Così che alcune cose rimanessero al loro posto, mentre tutto il resto poteva cambiare per sempre. Ciao. Ciao papà. Come stai? No, non sto dormendo. Sono rimasta sveglia per chiamarti. È il compleanno di mamma oggi. Sì, anche di mio fratello. Vai a fare una visita alla tomba di mamma o... Sei triste oggi? Stai bene? Sì, papà. Vengo a trovarti. Te lo prometto, papà. Certo, sarai a casa quando arriverò. Ti farò una sorpresa, vedrai. Ok, vai a lavorare, sulla testa. Ti voglio bene. Ciao. Ciao. Bye. È in buon umore oggi. Gli ho chiesto se era triste.
Mi ha detto, sì, ero un po' triste, ma poi mi sono ricordato che tutti muoiono, quindi va bene. Mi piace tuo papà. Mi piaci molto anche tu. È come se tu fossi una figlia surrogata. No, lo sai, vero che abbiamo una foto di famiglia dove ci sei tu e non io? E ci sono mia zia, mio fratello, mia madre, mio padre, siete tutti in posa. Mi piace quella foto, ma io non ci sono. Ci sei tu con loro. And it looks so good. È bella. Yep. Hai mai parlato apertamente con tuo padre dei tuoi problemi con tua madre? Sì, ma è una questione che in realtà non riusciamo a risolvere. La loro relazione per me era un mistero. Tu eri molto arrabbiata con lei? Sì, certo, perché a causa sua ho avuto una bruttissima esperienza. Il bello è che quando ci ha lasciati nel 92 per andare da sua sorella in Serbia, poi è tornata e mio padre l'ha riaccolta in famiglia come se non se ne fosse mai andata. Io ero l'unica a dire, cosa? Perché se ne andò? Mia madre, visto che non stava ricevendo notizie da sua sorella a Belgrado, è andata da lei, non curante del fatto che avrebbe potuto non vederci più. Poi ritornò una settimana o due dopo e visto che vivevamo in un campo profughi dovevamo sempre mostrare i documenti e loro hanno visto che lei era uscita e rientrata, cosa che era proibita. Allora la polizia è venuta e ci ha arrestati e ci ha detto che avevamo 24 ore per uscire dal paese, altrimenti ci avrebbero messo su un convoglio per la Bosnia, per la guerra, assieme ai soldati, a causa di quello che lei aveva fatto. Non riuscivo a capirla. Mi aveva cresciuta facendomi credere che con lei io fossi al sicuro. Mi aveva insegnato che i legami familiari erano più forti delle circostanze esterne. E poi non fu così. Tu chiedi alle persone di essere estremamente coerenti. No, non è vero. Io non ho scelto di essere arrabbiata o delusa o ferita. Semplicemente lo ero. Prima di allora, credo, avessimo un bel legame. Dopo lo scoppio della guerra, mi sono detta che non la conoscevo più e che lei non conosceva me. Lei mi disse, vai, fatti una vita e se non ci rivedremo più, sappi che ti voglio bene. Così. Quel viaggio a Belgrado è stata la fine di tutto per te, non la guerra. Ora lo capivo. Avevi pensato che tua madre avesse scelto la sua famiglia originaria serba e non voi, che per lei la politica contasse più dell'essere madre. Ti sei sentita abbandonata e il suo ritorno, invece di riparare il danno subito, ne ha provocato uno maggiore. Ti ha fatto temere per la tua vita e da allora fu la paura a guidare ogni tua scelta. Non era più vivere, ma sopravvivere. Quando mi hai detto che volevi spezzare il viaggio in due tappe e fare sosta proprio a Pula, appena dopo il confine croato dove la tua famiglia si era frantumata, e vedere la tua amica Tamara, mi sembrava un buon segno. Come se questo viaggio cominciasse a diventare anche tuo. Chi è la signora che vuoi incontrare? Tamara? Tamara. Tamara. Non l'ho mai più vista dopo che me ne sono andata da Pula. Abbiamo cercato di rimanere in contatto con lettere e poi email e io continuavo a prometterle che sarei andata a trovarla, ma non l'ho mai fatto. A volte le mandavo gli auguri di buon compleanno, ma l'ultima volta mi ha detto, perché ti interessi a me così all'improvviso visto che non ti sei mai veramente tenuta in contatto e non sai cosa mi stia succedendo. In che modo ha aiutato te e tua madre? Quando abbiamo dovuto lasciare la Croazia, dopo che ci hanno arrestate, non volevamo rimanere nel campo profughi. Ci avrebbero rintracciate per vedere se eravamo partite. Così siamo rimaste da lei, ospiti un paio di notti, per capire cosa fare. E ci palesiamo all'improvviso? La chiamo e la raggiungiamo dove vuole. Thank you.
Tamara! Ciao, amica mia comunista! Oh. Oh, quando siete arrivate qui? Mia madre è morta 2 mesi fa, lo stesso giorno in cui è morto Tito, il 4 maggio. E ora sto andando a visitare la sua tomba. Lei sarebbe contenta di sapere che sono passata da te e sono venuta a salutarti. Mi chiedeva spesso di te. Tua madre era di quelle persone facili da amare, troppo sensibile per questo mondo. Lo so, era una persona fragile. Tua madre e io abbiamo condiviso momenti molto bui. E tua madre era incline alla malinconia e all'apatia. Sì. Va tutto bene con me? Sì. Mi sono sollevata, pensavo fossi arrabbiata. Tu hai fatto molto per me. Cosa dici? Ti ho scritto per il tuo compleanno e tu mi hai risposto: perché ti ricordi di me ora? No. Perché mi fai gli auguri che non ti è mai interessato nulla di me, ricordi? Non me lo ricordo. Bene. Tu e la tua famiglia avete fatto molto per me quando i croati mi odiavano. Sì, è stato terribile. Credi avrei potuto dimenticarti? Il tuo compleanno cade nel giorno in cui a Sarajevo cominciò la guerra, il 6 aprile. 2 volte è stata bombardata nella storia, sempre il 6 aprile, è simbolico. Quindi non sei mai stata arrabbiata con me? Sei sicura? Sì, sono sicura. Ok. Sicura. Ok. È tutto ok? Ok. Sai, Tito era il nostro dio. Era un dio mortale. C'erano delle regole, c'erano delle feste comandate, c'era una struttura morale, etica. C'era una visione del mondo. Abbiamo ereditato i valori giudeo-cristiani. Non uccidere, non mentire, un sacco di cose così. Osservavi queste regole perché era la cosa giusta da fare. Tito fece un gran lavoro. L'ateismo era il nostro modo per riuscire a stare insieme. Prima mi chiedevi del senso di colpa e della paura, ma non ricordo la domanda. No, quando dici che ti senti colpevole perché non hai fatto ciò che devi come essere umano, indipendentemente da ciò che ci si aspetta da te, quel senso di colpa. Ok, visto che io sono più dominata dalla paura, perché la paura di non sopravvivere è paura, io avrei paura di fallire come essere umano, non mi sentirei in colpa per il fallimento. Qual è la differenza? Forse la colpa è un'emozione derivata. Non credo che gli animali si sentano in colpa. O forse il tuo cane si sente colpevole perché è un cane cattolico. Ah, c'era un serpente sulla strada. Perché pensi che nella cristianità sia così importante perdonare? Perdonare è potente. Quando riesci a perdonare, cambi la tua vita in un attimo. Perché non sei più legata a ciò che ti ferisce. Tagli quel legame. Sai, per noi, quando ero piccola, porgi l'altra guancia, quel tipo di perdono lì, ci insegnavano che siccome c'erano persone che soffrivano ed erano sfruttate, quello era un modo perché accettassero ciò che succedeva loro, così non si sarebbero ribellati al governo o a chi li sfruttava. Per cui tu perdonavi perché loro non volevano la rivoluzione. Abbiamo studiato il perdono come strumento per la manipolazione delle persone. Ricordi? Una volta mi hai chiesto se, non essendo tu battezzata, saresti finita all'inferno. Mi è stupita.
perché anche se io sono stata battezzata, non mi sono mai chiesta dove sarei finita dopo la morte. Credo volessi sapere com'eri cresciuta e in cosa ti avevano insegnato a credere. Fino a dove arrivava la tua idea di dovermi salvare? Volevi salvarmi perché mi volevi bene o perché volevi che diventassi come te, così che ti fosse più facile avere a che fare con me? Così bello. Oh my God. Oh mio Dio. So beautiful. Bellissimo. A Mostar non riesco a dormire. Sono a casa dei miei genitori e non dormo mai. Mio padre ha comprato una tomba di famiglia. Mi ha detto: voglio mostrarti una cosa. E ha guidato lungo il fiume. Eccoci qui. Questa è la mia casa permanente. Quando morirò sarò qui. E quando verrai a trovarmi, magari per allora saranno cresciuti gli alberi. E poi c'è il fiume, ci sono le montagne. Sarà bello per te startene un po' qui quando verrai a farci visita. E non ho avuto il coraggio di dirgli: quando morirai io qui non ci verrò mai. Ci verrai. Ti ci porterò io. No. Tuo papà è anche un mio amico. E allora puoi andarci da sola. Quella notte ho sognato quel ragazzo col fucile che ti aveva minacciata a Sarajevo. Non ero più tanto certa che la mia idea fosse innocua. Non solo dubitai che il viaggio fosse di qualche utilità, ma mi chiedevo se non fossi l'ennesima persona che ti stesse usando violenza. Avevo il dubbio che avessi accettato solo per paura di perdere l'unica vecchia amica che fosse rimasta nella tua vita. Per un attimo ho odiato Mostar, per la fascinazione che aveva su di me, che era il motivo per cui ti avevo trascinata in questa avventura. Penso di essere in ansia, più che eccitata. Mostra qualcosa di magico che vorrei non svanisse. Sì, sì. All'inizio volevo che tu ritrovassi la magia della tua vecchia città. Ma ora sto cercando di proteggere la mia sensazione, per non perderla, come è successo a te. Hai ragione. Per esempio, mentre guidiamo, vedo quella croce là sulle montagne e so già che non sarò triste quando me ne andrò. Quello è un simbolo di distruzione per quest'area. Penso che quella sia la casa in cui sono nata, quella casa gialla. Eccoci arrivate. Lì c'era un fornaio. Io abitavo proprio lì. Quanto ci hai vissuto? 7 anni, dal 70 al 76. Quella è la fermata dell'autobus a cui mio padre andava a prendere mia madre quando andava a scuola.
Cosa ti ha fatto capire che stavo arrivando? Che errore ho fatto? Pura logica. Mi hai chiamato per il compleanno di tua mamma, che qui erano le 9:30 del mattino. Ti ho mandato un messaggio dopo un'ora e tu hai risposto subito. Non potevi essere a Los Angeles. Non sei mai sveglia a quell'ora. Quando parliamo di Mostar, noi non parliamo della stessa città. Ora lo capisco bene. Quella che un tempo era la Montmartre dei Balcani, ora si è ridotta a due brutti villaggi affacciati sul boulevard che la taglia in due. Bosniacchi ad est, croati ad ovest. Tu ci hai vissuto quando la maggior parte dei matrimoni erano misti. Il nazionalismo era solo nelle barzellette e tutti praticavano il buon vicinato, invitando gli amici di altre confessioni ai battesimi, ai matrimoni o alle varie cerimonie religiose, perché non erano proibite. Per te la Mostar di oggi è fatta a immagine e somiglianza di quella guerra. Già a pochi chilometri dalla città si vede la gigantesca croce sul Monte Hum. Da lì avevano distrutto il ponte e quello era il segno della vittoria, un gesto vigliacco e un sacrilegio. Questa mostra spaccata in due è la rappresentazione della tua famiglia, spezzata. Ti guardi attorno e ti chiedi se il tuo passato fosse una menzogna. Quale futuro può nascere da una menzogna? La cosa peggiore fu che tuo padre, in guerra, si unì all'esercito croato, alle truppe di Mostar Ovest, quelle che deliberatamente avevano distrutto il ponte vecchio di Mostar. Il vecchio, lo chiamavate voi. Come se parlaste di un essere umano, del nonno che sta in cortile a guardarvi giocare. È strano il modo in cui l'hanno ricostruito. Non capisco la logica che ci sta dietro. L'unica cosa che vedo è la differenza tra le pietre vecchie e quelle nuove. Avrebbero dovuto tenerlo in rovine con una passerella accanto. Oppure avrebbero dovuto rifarlo completamente, come se non fosse successo nulla. Ma con questa soluzione è a metà via. Hai qualcosa di simile, ma ti ricorda che non è lo stesso. Hai mai visto le immagini della distruzione sì, del ponte? Sì, sì, le ho viste. Sì, ero a Modena da mio cugino come rifugiata. Mia madre e mio cugino avevano discussioni nazionalistiche molto accese. Non erano mai d'accordo, si urlavano in faccia. Chi ha iniziato la guerra, perché l'hanno fatto? E in sottofondo c'era sempre la TV accesa con le news. Eravamo insieme, il telegiornale mostrò cosa stavano facendo alla città e tutti ci paralizzammo. Guardavamo, io pensai: là non ci tornerò mai più, mai più. Era come se stessero uccidendo un animale indifeso, ma resiliente e forte, e loro si accanissero perché morisse nei modi più crudeli possibili. È lì che ho pensato di non appartenere più a questa città e di non capire nulla di ciò che stava accadendo. Non capivo chi avesse assunto chi per fare una cosa simile e chi avesse potuto accettare di farlo. Quale essere umano avrebbe mai potuto? Assurdo. Assurdo. Mia madre e mio cugino avevano visioni politiche molto diverse. Politicamente, mia madre stava di là, a est, con serbi e bosniacchi. Mio cugino stava di qua, a ovest, coi croati. Ma quando hanno visto quel filmato, non credo si siano chiesti chi lo avesse distrutto. Penso che entrambi si siano vergognati di essere nati qui. Scusate se passo davanti. No, non ti preoccupare, grazie. Come ti chiami? Samir. Tu? Svietlana. Non hai affatto l'accento di Mostar. Quale sarebbe il mio accento? Sarajevo. Sarajevo? Sì, una sarajevese. Ma va.
Sono qui perché a questa mia amica piace Mostar. Prima venivo per mio padre e mia madre. Adesso che mia madre è morta, ho una ragione in meno per venire qui. Questa città non ti dà più emozioni. Sei cresciuto in Occidente e sei qui solo in vacanza. Sì. La città è ancora divisa in due, est e ovest. Già, lo so. E a te che effetto fa? Io sto qui tra la mia gente, non vado dall'altra parte. La gente dall'altra parte non è la tua gente? Non ti senti al sicuro? No, non mi sento al sicuro. Sai cosa insegnano nelle loro scuole? Il croato. Diciamo che parliamo lingue diverse, ma è la stessa, con piccole differenze. Sì, lo so. Mio padre è mezzo croato e mezzo austriaco. Mia madre è una serba nata in Croazia, cresciuta tra Dubrovnik e Lika e poi trasferita qui a Mostar. Papà, cosa ne pensi del fatto che noi, nella nostra lingua, diciamo addio anche quando, da un punto di vista spirituale, intendiamo perdonare qualcuno che ci ha feriti, che ha peccato contro di noi, così da poter avere nuovamente fiducia in lui? C'è un detto che dice: un uomo vale tanto quanto la sua capacità di perdonare. Invece di risponderti, ti faccio una domanda. Tu hai perdonato quell'ufficiale che ti ha espulsa? Domanda difficile, eh? È difficile perdonare, ma devi perdonare. In Croazia ci sono tante persone. Quel poliziotto era un singolo individuo che faceva il suo lavoro e in quel momento il suo lavoro eri tu. In quel contesto sì. Non lo so, non ci avevo pensato. Ero troppo spaventata in quel momento. Lo so. Lo perdono, non lo so. Quando mi ha arrestata non pensavo a cosa mi stesse facendo di male. Ero troppo spaventata dal fatto che dovevo cercare di sopravvivere per avere spazio nel mio cervello per altre cose. Non mi sento di doverlo perdonare. Sento di dover capire come non averne paura. Sono cose diverse, capisci? Sì, ti seguo. Quando è successo, io sono venuto nel giro di un paio di giorni e lui mi ha ricevuto con rispetto. Ero in uniforme e ha visto che ero con l'esercito delle linee di difesa, quindi l'espulsione della mia famiglia non aveva senso. Si scusò e mi chiese se eravamo ok. Io gli dissi che non lo eravamo affatto. Quella sua azione ha cambiato il corso delle nostre vite, della tua e quella di tua madre. Ha cambiato la nostra famiglia. Sì, ha cambiato la nostra famiglia. Siamo noi i vinti di quella guerra. La mia famiglia è la perdente. Avevamo molto di più di quello che abbiamo oggi. Ricordi quando eravamo a Pula e mia madre ci aveva abbandonato per andare a Belgrado e io ti ho detto: ora che lei ritorna, io devo reimparare a vivere con lei. Devo capire come accettarla. Sembrava che tu e mio fratello Bojan non aveste problemi a farlo. Ricordi? Io non riuscivo a riaccoglierla. Facevo molta resistenza. Tu invece la perdonasti immediatamente. Ma sai, quella situazione aveva a che vedere con sua sorella Neja. Neja era l'unica sorella che le era rimasta. Visto che voi eravate con me, tua madre era sicura che sareste stati bene, che vi avrei protetti. In quel momento era giusto che lei andasse ad aiutare sua sorella.
Se tieni questo in considerazione, dovresti... Vedi, lei ha fatto un viaggio molto pericoloso, pur essendo una donna molto fragile. Era andata fino a Belgrado. Non era cosa da poco attraversare le zone di guerra, andare e tornare da noi. Voleva andare da Neja perché le era arrivata la notizia che stesse molto male. Io capisco sia lei che te. In quanto figlia, forse pensavi che i figli dovessero venire prima. Sì. Visto che eravamo tutti insieme, ho pensato che foste al sicuro con vostro padre. Sì. Non è così? Sì. A te non interessava che mi comportassi così con lei? No, vedi, noi prima eravamo una famiglia molto unita. Riuscivo a capirti perché consideravo che eri arrivata Pula dalla tua famiglia direttamente dall'inferno di Sarajevo. Speravi che saremmo stati insieme, invece tua madre se n'è andata. Perché avresti dovuto accettarlo? Poi improvvisamente perdevi tutto a causa di una madre non curante e della sua partenza. Nel campo profughi avevamo la sistemazione migliore. Avevamo un bel caravan, giusto? Avevamo soldi, avevamo tutto. Siamo stati sfortunati. Tua madre è stata solo un po' avventata, non ha pensato alle conseguenze. Quando mio padre mi ha dato la sua versione di ciò che era accaduto alla mia famiglia, mi sono sentita sollevata. Sono contenta che ne stia uscendo qualcosa di buono. Anche io. Ora capisco le scelte che fa ogni giorno per vivere in questa città. Capisco le scelte che ha fatto occupandosi di mia madre e di mio fratello. Avrei potuto immaginare il perché di quelle scelte e trovare sollievo prima. Ma mentre ne parlavamo, è successo qualcosa, perché l'ho sentito nelle viscere. Quando vedi un animale in pena, senti anche tu il dolore. L'ho visto sofferente, con della dolcezza. Sentivo che era la verità. E la verità rende la vita possibile. Shantich, il famoso poeta di Mostar, scriveva: «Resta, il sole di altri cieli non ti scalderà come questo. Altrove, i bocconi di pane sono amari, perché non avrai nessuno accanto a te, nemmeno un fratello». Shantich aveva tradotto in parole quello che voi mostarini avevate scritto nel DNA. Tu eri molto giovane e la tua vita era bellissima. Mostar era la città migliore al mondo in cui avere 20 anni, mi dicevi. Poi hai dovuto lasciarla e hai girato il mondo. Hai conosciuto la miseria e hai odiato la parola rifugiata, perché le opportunità che ti offriva quella parola non compensavano il sentirsi trattare come un essere umano di serie B. Fino ad oggi nemmeno il sole caldo di Los Angeles ti ha scaldata come aveva saputo fare quello di Mostar.
ne troverai uno abbastanza caldo prima o poi. Ehi, dove stiamo andando? A Sarajevo. Andiamo a Sarajevo? Perché? Avevamo deciso di andarci. Non voglio andare a Sarajevo. Perché? Ho cambiato idea, non ci voglio andare. Non voglio chiedere troppo. Se Lika è sulla strada di casa, ci vuoi andare, Lika? Sì, va benissimo. Sei voluto andare a Lika, nell'entroterra croato, prima di andare a casa. Non me l'aspettavo. È da lì che tua madre veniva. E proprio lì, durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva subito le angherie che i serbi come lei avevano patito a causa del feroce esercito croato alleato dei nazisti, gli Ustascia. È lì che tua madre aveva conosciuto quella paura che non l'ha mai abbandonata e che ora è passata di madre in figlia. È tanta la somiglianza dei vostri volti, ma anche delle vostre vite. Cominciavi a sentirla? Qualcosa stava cambiando? Mi chiedo se le tue radici decidano che essere umano sarai. Ho sentito che la gente di qui si identifica con l'appartenenza alla propria terra. La gente di qui è la più testarda al mondo, non so che cosa significhi, ma mia madre ne era certamente un esempio perfetto. Ti avevo chiesto di andare a Sarajevo e pensavo che saremmo andate. Ho conosciuto la guerra proprio a Sarajevo, quando scoppiò. Non voglio che questo film sia sulla guerra. Questo è il posto da cui viene il padre di mia madre. E penso che lei abbia ereditato molto del suo carattere da questo posto. Quando morì, pensai che se avessi potuto riparare quella perdita e la nostra relazione in qualche modo e mi fossi trasferita qui, avrei potuto crescere dei figli qui e continuare il ciclo della vita per come la conosco, non so. Forse non hai l'incubo di dover sopravvivere qui. Dipendi dalla terra, dal sole, dalla pioggia, speri nel meglio, conti sul tuo vicino. Oh, guarda, pecore. Dai, andiamo là. La mia famiglia è stata negli Stati Uniti per un matrimonio. E come si sono trovati? Bene, ma niente è come la propria casa. Sì, nonostante la bellezza che c'è nel mondo, torni sempre là dove ti senti a casa. Anche se ti senti a casa su uno di questi pali della luce, è sempre casa tua. Vuol dire che ovunque tu sia, se non sei a casa, non stai facendo il tuo bene. Esattamente. È molto bello qui. Sì, è bello. Sì. Mi piace il belato delle pecore. È molto tranquillo qui. Sì, troppo. È perché la gente non torna. Che gente vive qui? Soprattutto ortodossi. Luna? Luna, che bella sei. Hai figli? No, non ne ho. Cosa aspetti? Non lo so, ci penso. Grazie per la chiacchierata, stammi bene. Ciao Luna. Mi sento come se qualcosa si stesse compiendo. Con questo viaggio è come se non sapessi più nulla. Quello che facevo, quello in cui credevo.
come immaginavo le cose. È tutto cambiato. Mi sento come se non potessi più continuare ad andare nella stessa direzione. È un bene o un male? Non lo so. Mi sento come se... Mi sento persa. Ora non so. So che dovrei essere grata per tutto questo. Ma non mi sento nemmeno grata. Non so. Mi sento svuotata. Prima della guerra, quando eravamo atei, credevamo che tutto fosse casuale, quindi non combattevi contro il caso. Credevamo che tutto fosse casuale, essere vivi, questa bellezza, tutto era casuale e noi siamo solo dei virus. Non cercavi un significato perché non ce n'era uno. Trovavi il tuo senso nel lavorare sodo, nel prenderti cura della comunità, degli anziani, degli ammalati, degli studenti, dei bambini. Prendevi solo ciò di cui avevi bisogno. Ed era tutto lì. Ti eri assunto la tua responsabilità di essere umano. E in quel modo legittimavi la tua esistenza. Prendevi il minimo indispensabile. Questa era la nostra spiritualità. Ma ora non so se sia vero o no. Non lo so, mi ci sto confrontando. Imagine that now you have to write two lines about what was happening in these days. Immagina di dover scrivere due righe su ciò che è successo in questi giorni. Credo che stiamo infilando i nostri 45 anni in questa cosa, passato, presente e futuro. Ma se dovessi scrivere una frase, direi che stiamo creando una storia nuova. Era un nuovo inizio anche per me. Forse, per la prima volta, vedevo te e non l'immagine che avevo di te. E quando tuo padre diceva di tua madre che era stata avventata, ti stava dicendo che un gesto normale, in un tempo in cui nulla è normale, può generare un dolore senza fine. Tu, però, la lettera del ragazzo che ti ha puntato addosso il fucile, l'hai imbucata. Non ci avevo mai pensato prima. L'hai imbucata. E con quel gesto, tu l'hai salvato e hai salvato te stessa, perché non hai lasciato che ti portassero via il senso dell'umano e la tua capacità di vederlo negli altri. Questo ora ti porterà verso casa. Ti abbraccio, Claudia. Bentornata a Beati Voi. Grazie. Allora, nel tuo film, le tue immagini bellissime, c'è una che non è girato te, ma che insomma è un'immagine simbolo di Mostra, quella del ponte che crolla. Questo ponte l'abbiamo visto adesso ricostruito, sì. Ma non è più lo stesso, no? Dicono alcuni. La domanda che ti faccio subito è questa: i ponti tra croati, serbi, bosgnacchi lì a Mostar sono stati ricostruiti? Ci sono ancora? Sono in piedi i ponti tra le persone? No, Mostar continua ad essere una città divisa. E Svetlana ha ragione quando dice che è una città che ha fotografato quello che è successo durante la guerra. E può capitare che i bosgnacchi o i croati abitino in entrambe le parti della città, però in realtà la vita sociale la svolgono solamente dalla parte in cui si riconoscono. E il ponte, è vero, è stato ricostruito, quasi identico a quello che era, però in realtà ora è diventato un simbolo che non è più un simbolo di unità, ma il simbolo della città
vecchia della città bosniacca, quindi ha un significato completamente diverso da quello che aveva prima. E secondo te è possibile oggi che le persone si ricomincino a parlare, a candidarsi in uno stesso partito politico, a sposarsi, a volersi bene come accadeva prima della guerra? Oppure questa divisione è inesorabile? Guarda, per me è auspicabile, però la cosa che colpisce è che le nuove generazioni sono molto abituate a questa divisione e sembrano essere un pochino più nazionaliste dei loro genitori, nonostante non abbiano conosciuto la guerra, perché sono cresciuti dopo. Quindi non lo so, non mi sembra che il futuro immediato possa essere veramente roseo sotto questo profilo. Sì, c'è una considerazione che mi viene da fare anche a proposito del terrorismo cosiddetto islamista, che in qualche modo è una considerazione che farò spesso nel corso di queste puntate, che portandoci appresso uno smartphone ci portiamo appresso un'identità che invece che metterci in contatto con gli altri ci separa, no? È come se fossimo sempre col nostro gruppo, anche quando paradossalmente questa forma di comunicazione globale rischia di creare delle divisioni maggiori. Ma adesso ti chiedo, per te questo viaggio, visto che tu in qualche modo sei nel film, no? Sei tu che hai accompagnato la tua amica a ritornare nella sua città e a confrontarsi con la memoria di quello che era successo e di sua madre, per te questo viaggio cosa ha rappresentato? Ti ha insegnato qualcosa? Ma è stato un viaggio innanzitutto molto più forte emotivamente di quanto non mi aspettassi. Io pensavo che saremmo andati un po' a divertirci, avremmo fatto un bel film e avremmo affrontato quello che lei prima non aveva voluto affrontare. In realtà invece mi sono trovata coinvolta in un processo che è accaduto davvero, cioè lei ha affrontato davvero delle cose. Io ho imparato a conoscerla meglio e devo dire che forse per la prima volta l'ho vista per la persona che è, non per le proiezioni che facevo rispetto a quello che io sapevo di quella cultura, di quel mondo e quello che mi ricordavo di lei. Ci siamo conosciute a 22 anni, adesso siamo due donne formate e quello che è successo in questi 23 anni io non l'ho vissuto, quindi era rimasta congelata l'immagine che avevo 23 anni fa. Per cui quello che è cambiato molto per me è che ora la conosco davvero e ho imparato a fare un passo indietro. Ora non mi aspetto più che lei faccia certe cose per la sua vita. Adesso faccio un passo indietro e lascio che lei faccia. Parliamo di questa differenza, no? Tu hai avuto quasi, cioè ti sei fatta carico, no? Per questo dici che adesso hai imparato a lasciare un po' andare, no? Ti sei fatta carico di questa esigenza del perdono, della riconciliazione che anche tu racconti di aver dovuto affrontare nella tua vita con i tuoi genitori, e invece lei è un po' più restia, no? A fare questo passaggio. La domanda che ti faccio è: c'è una differenza culturale nella nostra concezione del perdono, cioè del fare i conti, diciamo, con i nostri affetti rispetto a quella della cultura da cui viene lei, secondo te? Sì, in realtà Svetlana non ha una nozione del perdono. Cioè, nella misura in cui lei capisce perché tu compi una certa azione, quello è sufficiente. Poi, se quell'azione ha causato un dolore, lei si tiene il dolore, ma non è detto che lei ti detesti per quello. E questo perché, secondo te? Perché manca per gli anni del comunismo che ha tolto... Loro hanno avuto una formazione atea e sono estremamente razionali, razionalisti. Quindi si tratta sempre di capire. Per lei è importante capire. Lei spacca qualsiasi cosa in quattro. Deve capire, è proprio una questione più razionale che non di pancia o spirituale. Mentre per noi è diverso. Lei in questo viaggio ha cominciato ad affrontare il perdono come questione spirituale e non come questione razionale. In questo viaggio. Esatto. È un po' quello che stiamo facendo noi, no? Perché in questa trasmissione, perché è un po' questo forse il problema di tutti, il problema che noi poniamo in questa trasmissione è quello di uscire appunto dalla sentenza, dalla pena, ma entrare nell'incontro vero con l'altro. Poi avremo ospite una suora che insomma viene fuori dall'Albania comunista e ci racconterà come il suo paese ne è venuto fuori. Intanto ti ringrazio. Grazie a te. E c'è un passo che vogliamo leggere molto importante, un passo che viene dalla Bibbia, da un libro sapienziale della Bibbia, il Siracide, è un passo che ci spiega come la nostra vita, la nostra esistenza è una goccia nell'oceano e questo, in ragione di questo, meritiamo la misericordia. Giovanni Scipione. Che è l'uomo? A che può servire? Qual è il suo bene? Qual è il suo male? Quanto al numero dei giorni dell'uomo, 100 anni sono già molti. Come una goccia d'acqua nel mare e un grano di sabbia,
così questi pochi anni in un giorno dell'eternità. Per questo il Signore è paziente con gli uomini e riversa su di essi la sua misericordia. Vede e conosce che la loro sorte è misera. Per questo moltiplica il perdono. La misericordia dell'uomo riguarda il prossimo. La misericordia del Signore, ogni essere vivente. Grazie a Giovanni Scifoni. Chi è qua? Fatelo un bacio. Ma che bello, che bello. Quanto è bravo ogni volta che lo sento. Quanto, è bello, quanto sei bravo, Scifoni. E cosa va? Vattene, va. Adesso ho l'onore di invitare qui sul palco di Beate Voi Suor Elena Lulasci. Benvenuta, grazie. Grazie di essere qui a Beate Voi. Prego. Allora, noi abbiamo cominciato questa puntata facendo un viaggio a Mostar, in Bosnia Erzegovina, una città martoriata dalla guerra, ma abbiamo raccontato anche la difficoltà di concedere il perdono in un luogo dove i sentimenti delle persone sono stati arati dalla ideologia comunista. Lei invece viene dall'Albania. Sì. Cos'è successo in Albania durante il regime sovietico, fino però a un'epoca relativamente recente, insomma. Sì, fino al 90. Fino al 90, cos'è successo? Allora, dal 40. Fate un altro applauso. Oh. Grazie. Allora. Mi viene a mente, passa interviste tutte veloci, metto l'angoscia alla gente, mi devo calmare pure io, mannaggia. No, allora, bravissimo. No, non è facile descrivere ciò che è avvenuto in Albania, perché è stata un'ideologia molto sbagliata, il nostro dittatore. Io dopo tanti anni ci posso veramente meditare, posso pensare ad alta voce, sì, dire ad alta voce ciò che ho vissuto e ciò che oggi, dopo tanti anni, posso vedere e dire che è stato molto sbagliato, è stata una tragedia. Quello che è successo è che addirittura nella Costituzione albanese era previsto l'ateismo, no? Quindi non un ateismo scelto, ma un ateismo proprio stabilito come una sorta di religione di Stato, no? E alle persone che praticavano il cristianesimo, che praticavano la fede cristiana, cosa è successo? È stato l'anno 1967, che non per caso, ma per provvidenza di Dio, sono nata io in quell'anno, in cui il nostro dittatore ha dichiarato l'Albania stato ateo, anzi si vantava dicendo l'unico stato ateo al mondo. Ma prima era cominciata la persecuzione forte di tutti i cristiani, i primi martiri sono nel 45, il primo era un poeta, Don Andrea Zadea, l'abbiamo studiato a scuola, ma non sapevamo che era un sacerdote delle poesie molto belle, che parlavano sulla natura, sulla libertà, sull'amore, in senso l'amore di Dio, e l'hanno fucilato per il motivo di queste poesie. E poi dopo di lui sono stati tantissimi martiri. Allora io posso veramente, senza temere di giudicare il nostro dittatore Enver Hoxha, posso dire che lo sbaglio che lui ha fatto portando queste idee, lui studiava in Francia e lì ha conosciuto la teoria del marxismo, leninismo, e l'ha portato, l'ha adottato in un mondo cieco da noi, usando un binario, cioè fede e proprietà privata, assieme poi all'intelligenza, alla casa più intelligente, al gruppo più intelligente del paese, diciamo, ha distrutto. Lui, entrando in vigore, ha cominciato a distruggere tutte le chiese, a distruggere i luoghi, non solo le chiese, anche le moschee. Perché? Perché, allora, perché la fede minacciava il potere, la sua idea di Stato? Lui aveva preso questa frase di Marx, la fede è l'opium del popolo, che poi Lenin l'ha trasformata, l'odio per il popolo,
Allora, per Enver Hoxha, per il nostro dittatore, chi credeva era un nemico, era un tipo di opium, di un tipo di droga? Chi credeva, chi professava la fede cristiana era un nemico dello Stato. E lo chiamavano kulak, un termine anche questo russo, nemico da escludere, da non stare con lui. Io con kulak non potevo stare come sto io con lei, non potevo né dialogare. Degli amici che avevo in classe, erano anche molto bravi, non potevamo stare con loro. Con uno mi dispiaceva molto che nessuno stava nel suo banco, solo perché? Era un kulak, perché il suo padre non era vero, ma questo era come tutte le ingiustizie, tutte le... Era, il suo padre... Avevano detto che ha voluto... Avevano accusato di aver voluto avvelenare il grano, di aver collaborato con il parroco del mio paese, Don Stefano Curti. Senta, e lei ha dei parenti anche che, sì, che sono morti, no? Che sono, sì, stati uccisi. Chi sono? Sono i cugini di mia madre. Questa, due, sì, fratelli madri. Cugini, quindi specie di zii per lei. Zii, no? La mamma li chiamava zii, ma era cresciuta specialmente mia madre con Don Alexandre Serdani. Erano due fratelli e quando il padre di loro, la madre di loro è morta molto giovane, allora il papà non si è sposato più, ha fatto crescere questi fratelli e li ha voluti, poi li ha portati anche per studiare, perché chissà se Dio li chiama, li ha portati al collegio a Scutari e loro sono diventati sacerdoti. Padre Marino è diventato un frate minore francescano e Don Alexander Serdani ha studiato anche lui a Propaganda Fide a Roma, poi in Austria. È diventato diocesano e sono tornati tutti e due. Insomma, dopo diversi anni. Quando è arrivato il regime, cosa è successo loro? Allora, lui appena si era ordinato è entrato in Albania nel 25, ha celebrato la prima messa e lui mentre celebrava la messa era Sant'Anna, ha detto al popolo durante l'omelia per tranquillizzarlo, per tranquillizzare il popolo perché già avevano ammazzati, hanno cominciato i primi martiri, lui ha detto, ha usato come simbolo, sta venendo una nube nera, però il sole risplenderà e non temete. I comunisti erano dentro, hanno sentito, c'era mia madre anche, ricorda tutte le parole, hanno scritto le parole di Don Alexander e subito dopo la messa sono andati e l'hanno preso, rimproverato, dice per te la nube nera è il comunismo e il sole è Dio, dice sì, è questo che vuole dire, dice ma ti ammazziamo, lui ha preso la croce, il crocifisso che aveva sull'altare dicendo sono soldato di Cristo, non temo anche se mi ammazzate. Il mio nonno l'ha rimproverato, il nonno materno, dice Don Alexander, tu così perdi la vita, distruggi anche noi che ci distruggeranno, dice siamo beati, come il titolo che voi avete scelto beati per il programma, beati voi, siamo beati se Dio ci sceglie per il martirio come ha scelto Cristo e andiamo avanti. L'hanno preso dopo la messa, l'hanno tirato, legato dopo un camion, dopo un jeep. I comunisti l'hanno tirato, sono quasi 30 chilometri dal paese dove è nato lui e dove è nata anche mia madre, l'hanno tirato legato, dopo questa macchina l'ho portato a Koplik, si chiama un paese piccolo, e l'hanno messo via, dopo tante torture che gli altri sacerdoti dice non lo riconoscevano più, così l'avevano torturato e maltrattato. E dice a volte gridava, voli acqua, alla fine le hanno detto di rinnegare Cristo, Don Alexander, insieme a tanti altri, ha detto io non posso andare contro ciò che io credo, non posso dire, l'hanno messo vivo nel pozzo nero, scusate l'espressione, in quel tempo era un bagno alla turca, tuttora nel nostro paese le famiglie povere hanno un bagno così, c'è cioè una fossa con delle tavole e li hanno messi vivi. Nel pozzo nero, cioè dove, sì, dove i carcerati facevano i loro bisogni, lui e il suo amico, il sacerdote Don Pietro Ciuni, e lui è nell'elenco dei primi 40 martiri albanesi per i quali è stato chiuso il processo diocesano, hanno riconosciuto le, sì, il martirio. E poi c'è anche Don Alexander, invece padre Marino era un frate francescano. Sì, più breve perché non possiamo raccontare, sì, così lunga la storia, come è successo. Lui allora... è morto non da martire, ma perseguitato anche lui. Essendo il guardiano dei frati di quel tempo, a noi gli hanno detto di firmare un contratto, come in Cina, in Corea, di dichiarare lo Stato, la Chiesa albanese chiesa statale. E lui si è rifiutato. Lui si è rifiutato, perché se diventare chiesa statale vuol dire che ci distaccano dal Papa e noi, sì, non possiamo essere cattolici senza il Papa, anche, non ha firmato. E anche lui è stato perseguitato. Tanto tempo in carcere e quando è uscito dice l'unica consolazione erano i salmi. Devo chiederle una domanda un po' difficile, no? Cioè, più facile. Quando si raccontano queste storie, lei parlava dei comunisti, no? Cioè dei persecutori, no? Un gruppo di persone ristretto, ma la popolazione...
La popolazione albanese cosa faceva? Noi non ci rendevamo conto, veramente. Lei, quando era bambina, no? E c'era il comunismo, poteva andare a messa? Non c'era nessuna chiesa, fino a 25 anni non l'ho vista, mai una chiesa. Non l'ho vista una chiesa. Lei? Fino a 25 anni? Non ho mai avuto una Bibbia in mano, la parola di Dio, non ho visto una chiesa, a parte la foto di questo martire che la mamma conservava gelosamente in un armadio suo. Allora, la mia vocazione è nata, mi posso dire, da piccola e da sempre, dico, Dio mi ha chiamata, mi ha conservata veramente per sé, forse anche come una sfida per dire chi si mette nel nome di Dio sbaglia. E io sono nata proprio in quel giorno che il dittatore ha dichiarato il nostro stato ateo, e Dio mi ha conservata in vita, mi ha conservata per sé, per annunciare la sua parola. Ma come ha fatto? Allora, se nessuno mamma, parlava di Dio, come gli è arrivata questa? Mia mamma ascoltava Radio Vaticana, si prendeva da noi, diciamo, era una piccola radio blu, Iliria si chiamava, la mamma l'aveva comperata e si sentiva meglio, sentivano i canti italiani, e mia mamma si alzava di mattina a sentire. Io ho sentito parlare di Madre Teresa, però di nascosto, mamma aveva paura, noi eravamo siamo sette figli, eravamo 10 ma 3 sono morti, e di nascosto la mamma, io andavo spesso dietro di lei, e lei anche se temeva che io potessi raccontare a scuola, però mi lasciava a volte sentire questa, e io le campane, solo nel 2000 ho saputo che era la campana della chiesa, perché pensavo ai canzoni della mamma quando sentiva Radio Vaticana, Christus vince, Christus regna, e ho sentito parlare di Madre Teresa di Calcutta, che è albanese. E ho detto a mamma, perché stanno parlando, chi è questa donna, dice, è albanese come noi, perché parlano così bene Radio Vaticana, però in Albania non si parlava, non si sapeva niente di lei. Ho detto, perché parlano, dice, ama Cristo e i poveri. Io ho detto, voglio fare anch'io così. Avevo forse 11 anni. La mamma dice, sei stupida. Ho detto, stupida? Mai la mamma aveva usato un aggettivo per nessuna di noi. E dice, no, perché qui non ci sono chiese. Che cosa sono le chiese? Lì poi sono cominciate nate davanti. Senta, la domanda che io le devo fare è questa. Questa persecuzione che c'è stata in Albania nei confronti del cristianesimo, ma anche delle altre fedi, anche delle altre moschee, musulmani, è una ferita aperta, no? Sì. Questa ferita, c'è stata una riconciliazione in Albania? Parlare di riconciliazione, purtroppo statale, in ambito della giustizia, no. Anzi, mi ha fatto molto male. Ieri aprendo in Facebook di un sacerdote mio amico, aveva scritto che uno di questi inquisitori, questi giudici che ha ammazzato tanti frati e ha distrutto tante chiese, lui che firmava il decreto, gli hanno dato un premio, l'hanno decorato, l'hanno dato una medaglia, e si sono rivoltati un po' tutti i cristiani. Poi questo sacerdote molto spirituale, io anche quando ho detto, com'è possibile? Cioè la storia giudica quell'atto, quegli anni, perché 50 anni, come posso dare la medaglia a uno che veramente è stato un dittatore? Certo, ma però i martiri allora hanno perdonato. Cos'è allora il perdono? In questa situazione, c'è questa ferita aperta, non c'è stato un processo di riconciliazione pubblico, no? Non c'è stato una. L'Albania non ha avuto questa. No, come altri stati. In Sudafrica, ad esempio, ci sono stati delle grandi cerimonie di riconciliazione, il paese si è ricostruito anche grazie a queste cerimonie, no? Da voi questa cosa non c'è stata. Ecco, cos'è il perdono allora per lei? Per me il perdono, sei martiri hanno perdonato i persecutori, e loro sono morti, tantissimi di loro, dicendo perdono questi comunisti. I martiri albanesi sono morti dicendo vi perdono, non ho fatto male, non sono un colpevole, però vi perdono, non conoscete Dio. Quindi, me il perdono che loro hanno dato è una luce, quasi quasi ci guarisce. Anche se non riusciamo a dire perdoniamo il comunismo, io ancora mi agito quando uno parla bene dei comunisti, dico non avete ancora capito, grazie a Dio che non avete sperimentato cosa hanno fatto da noi. Per una poesia, un ragazzo di 23 anni l'hanno condannato a 13 anni, solo perché aveva scritto una poesia dicendo vorrei aprire una finestra per rompere la mia solitudine. 3 righe. E l'hanno condannato a 13 anni, è uscito quasi 40 anni con i capelli bianchi e ora tuttora è perseguitato. Però forse questa poesia che lei ha descritto non è così innocua, no? Di fronte a un regime che vuole impedire la libertà, aprire la finestra e incontrare l'altro, la libertà diventa diventa la vera rivoluzione. Anche aprire la finestra del perdono probabilmente lo è. Sorella, grazie di questa testimonianza. Grazie. Sono importante, sa perché? Perché
A me non ci piace qui raccontare le storie semplici, no? Questo perdono come un'etichetta. Noi abbiamo, intervistandolo, ho visto la sofferenza, no? La sofferenza di questa storia, e quindi la possibilità, la speranza di perdonare è ancora più importante, proprio perché c'è questo dolore ancora vivo che brucia. Grazie Alessandro, grazie a te, grazie. Oggi è un Dio non ho di rap, Pilare. Solitudini, l'ulivo del Getsemani, e accendersi le voci dentro la città, le croci che non porterò. Oggi un Dio non ho, Madonna per la via. Non andar via, che mi perderò. Oggi un Dio non ho. Oggi un Dio non ho. Lascio il gregge io. Oggi un Dio non ho. E la tua legge è qui. Resta dove sei, negli abissi miei, non ti cercherò. Oggi un Dio non ho. Altri popoli e accendersi bandiere, feste inutili, campane che non suonerò. Oggi un Dio non ho, Madonna madre mia, non andar via che io morirò. Oggi un Dio no, no, sono uomo anch'io. Oggi un Dio non ho. Dentro un vortice nuvole scoppiano e il sole cade giù. No, e ho bisogno di aiuto e non c'è che da vivere. È una specie di preghiera al contrario, no? Questa di Raff è interpretata da Pilar. Oggi un Dio non ho, e tante volte, chissà se lo hanno pensato le persone che si mettono in cammino dei paesi in guerra e che vediamo disperati arrivare da noi o attraversare le frontiere europee. Proveremo a raccontare questi viaggi, queste storie attraverso gli occhi di una persona che le ha seguite subito dopo la pubblicità. Restate con noi, beati voi. Dammi la mano, voglio restare per sempre.
sia beati voi che perdonate, signora, beati voi che accettate il perdono. Non so se avete visto quel film I sogni segreti di Walter Mitty, dove c'è Sean Penn che fa il fotografo, c'è un momento cruciale di questa storia in cui lui sta facendo una foto molto importante e decide di non scattarla per vivere questa emozione. Quando i fotografi vanno nelle zone di guerra, raccontano la disperazione umana, io mi chiedo sempre qual è il confine, no, tra il dovere di testimoniare e anche il dolore di doverlo fare, cioè di dover doversi confrontare con l'immagine nuda di un uomo che soffre. Siccome stiamo parlando di riconciliazione, lo sguardo dell'altro, il volto dell'altro è l'elemento fondamentale per entrare nel perdono. Per questo abbiamo qui un fotografo, Danilo Balducci, benvenuto. Grazie di essere qui da noi, un fotografo di guerra, di reportage. Reportage che tu racconti, dobbiamo sederci, racconti appunto la sofferenza dell'uomo. Attraverso l'immagine. Hai raccontato l'ultimo esodo, no? dei profughi attraverso... Sì, ho seguito i profughi da Lesbos. Che è l'isola greca vicino alla Turchia, da dove loro arrivano dalla Siria, sì. E poi passando per tutti i confini balcanici fino ad arrivare a Calais, nel nord della Francia, dove cercano di scavalcare le barriere per mettersi nei treni oppure di infilarsi all'interno di Tir per arrivare in Inghilterra. E lui si è incamminato con loro? Io ho fatto un viaggio con loro, non esattamente con i profughi siriani. Ho fatto un viaggio da Roma, dal Baobab, con gli eritrei. Baobab è un centro accoglienza, e fino ad arrivare a Monaco, e ho fatto in treno. Ci sono delle foto che non hai scattato? No, ci sono delle volte sempre, che non scatti. Per ogni foto che fai ce ne sono centinaia che non ne fai, ovviamente. Certe volte capita certe che... Certe volte capita, sì, certe volte capita, e, è capitato spesso. Il problema è quando scattare e quando non scattare, ovviamente, no? Nel momento in cui magari la scena è troppo intima per il soggetto, non sai se effettivamente è giusto o non giusto scattare. Mi è capitato... Stiamo vedendo alcune foto intanto. Sì, poi ne parleremo di queste. E, ad esempio, è successo a Lesbo che una donna partorisse sulla spiaggia e lì tutti i fotografi ci siamo messi d'accordo per non fotografare, perché era un momento assolutamente troppo intimo per lei e ovviamente non abbiamo fatto foto. E invece quando è che la foto, ecco, stiamo vedendo qua delle foto di dolore, di disperazione, no? Quando è che queste foto, tramite te noi vediamo il volto di questa disperazione, noi non siamo lì, no? Lo vediamo. Questa cosa secondo te cambia? Riesce a generare un rapporto? Riesce a stabilire una possibilità di incontro con questa disperazione da parte nostra che stiamo a casa attraverso la fotografia, attraverso il tuo lavoro? Io spero di sì, in realtà è quello che vorrei mostrare, appunto, in maniera forse a volte troppo cruda. Molte foto, qui c'è un gruppo di immagini, ma ci sono foto molto più forti che non ho portato. Spero di sì, spero riesca a far capire alle persone la tragedia che stanno vivendo queste persone come noi. Come noi, dico come noi perché nell'accezione proprio siriana, i siriani sono la middle class che sta scappando, quindi sono le persone come noi. E la cosa che mi ha stupito è vedere donne, uomini ben vestiti, comunque con borse anche di marca, dormire in mezzo ai campi in Serbia, ad esempio, durante la notte dormire nei campi. Cioè noi ci immaginiamo che questi profughi siano appunto che nascano disperati, invece no, sono diventati disperati a causa della guerra, ma non lo sono in partenza. Sono le persone che andavano al bar il giorno prima e poi si sono trovati a scappare. E persone che avevano una vita normale. Persone che avevano una vita assolutamente normale e comunque con la media borghesia siriana, quindi... In Siria, sappiamo, c'è il paese è devastato da una guerra che oggi c'è l'ISIS, ci stanno dei milizi vicino Al-Qaeda, ma tutto questo deriva da una guerra civile. Tu fai vedere quanto è forte il dolore, no? Ma è forte anche l'odio, secondo te? Secondo me non c'è odio. Loro, no, non credo ci sia odio, quantomeno nelle persone che ho incontrato, ma semplicemente paura, probabilmente c'è molta, molta paura. E voglia di ricominciare. Ecco, una cosa che mi ha fortemente colpito in questi viaggi è
è la capacità e la forza che hanno i padri, gli uomini, di portare questi bambini e di proteggerli in ogni momento, anche dalla stessa folla, anche dalla stessa persona, in maniera molto, molto, molto forte. Io, questa qui è una cosa che mi ha fortemente colpito. Proprio la, cioè i papà. I papà. I papà che portano i figli e che proteggono i figli, ecco, qui c'è un'immagine, no? E si può vedere, comunque li hanno sempre stretti, li hanno sempre con questa forte protezione, questo forte senso di protezione nei loro confronti. Stiamo facendo pensare al film di Benigni, no? Esatto. La vita è bella. Assolutamente sì. Dici che questo film, che sembrava così assurdo, no? Nel campo di concentramento, esatto, un papà che riusciva a far sembrare un gioco anche l'orrore del comportamento, tu dici che anche lì hai visto questa... Anche lì ho visto questa cosa, sì. E questo dice un seme di speranza. Potrebbe essere un seme di speranza. Un altro seme di speranza, secondo me, è la forza dei volontari. Ci sono volontari che arrivano da tutta Europa e fanno veramente la differenza fra la vita e la morte delle persone che arrivano con i gommoni o con le barche. Ad esempio c'è un gruppo di bagnini, ma in realtà sono della gente specializzata nei salvataggi in acqua, che viene da Badalona, nel nord della Spagna, e loro sono lì da mesi e si sono autofinanziati e fanno, appunto, come ti dicevo, la differenza fra la vita e la morte, perché si buttano in acqua e salvano le persone. Io ho visto anche molti fotografi farlo. Questa è una cosa che devo dire, molte persone, molti fotografi, un paio di volte anch'io, non per vantarmene, assolutamente non è mio, però a un certo punto, in quella disperazione, in mezzo a quei pianti e a quelle urla, io ho messo da parte la macchina fotografica, insieme ad altri fotografi ci siamo buttati in acqua per tirar fuori i bambini e per tirar fuori le signore, le donne e gli uomini. Questa è la situazione più recente che ti ho raccontato, ma sei stato in altri fronti, diciamo, del dolore, quali? Dunque, io sono stato in Ruanda nel 2000 e nel 2001, quando hanno aperto le fosse comuni, e quindi mi sono trovato davanti a questa immagine. C'è stato un genocidio, no? C'è stato un genocidio, sì, 1,5 milioni di morti, fra gli Hutu e i Tutsi, ok? E hanno aperto le fosse comuni, tirando fuori da alcune fosse intorno a 60.000 morti. Ecco, quello lì è uno dei momenti che mi ha toccato particolarmente dal punto di vista fotografico, perché comunque normalmente un pochettino ci si protegge con la macchina fotografica, è un po' uno schermo, è un po' essere wire attraverso questo buco, no? Però c'è una differenza però fondamentale tra in Ruanda le persone che ho visto lì, i cadaveri in realtà visti lì, e queste persone e i rifugiati. E cioè? La differenza è che comunque loro, che la differenza fondamentale, sono vivi e poi sono i morti. Comunque i morti non hanno più speranza. I vivi invece penso che cerchino ancora la speranza, una vita migliore, eccetera, eccetera. Un applauso per questa cosa. La speranza di riconciliazione è una cosa che sta molto a cuore a questo nostro programma. Ha deciso di dedicare un ciclo di puntate, appunto, con questi film che stiamo mettendo sul perdono. Ci sono dei luoghi dove prima si viveva insieme, appunto, sì. In Ruanda, la Jugoslavia, è successo in Siria. Che le persone, attraverso una serie di fattori, anche di influenze esterne, poi lo vedremo, cominciano ad odiarsi, no? Cominciano a separarsi, sì. A vivere separati. E noi adesso entriamo col prossimo ospite in una di queste situazioni. Andiamo a Baghdad. Intanto ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi. Grazie davvero. Continua a farci vedere i volti, perché tramite il tuo lavoro noi entriamo in contatto e magari cambiamo un po' anche noi. Grazie. Ismail, dove sei? Benvenuto, Ismail. Come ti chiami di cognome? Sono un disastro con i nomi. Daoud. Daoud, prego. Grazie. Allora, Ismail,
Tu sei iracheno? Iracheno, da Baghdad. Da Baghdad. Da quanto tempo sei in Italia? Dal 2009, circa 7 anni. Dal 2009. Allora, noi se pensiamo all'Iraq da qualche tempo a questa parte, pensiamo in un luogo infernale, no? Un luogo dove ci si ammazza, si soffre tantissimo, dove abbiamo fatto la guerra anche noi occidentali, ma dove adesso si combatte una guerra anche tra gli iracheni, insomma. Sì. È stato sempre così? Allora, non so perché viene sempre dimenticata la storia vera dell'Iraq. L'Iraq sempre è stato un mosaico bello dove varie persone, varie culture, religioni, da sempre, cioè... da sempre, ma questa è l'Iraq anche di vecchio. L'Iraq moderno è proprio questo, raccontato anche da un storico molto famoso di origine palestinese che parla che l'Iraq del dopo prima guerra mondiale è cominciato proprio con il contributo con tutti gli iracheni, musulmani e non musulmani, tra l'altro ebraici, cristiani, asidi, tutti. Il primo ministro di finanza iracheno era ebraico, è il padre del dinaro iracheno. E questo viene tutto dimenticato con questa, diciamo, onda di violenze, purtroppo. Cioè, che... Baghdad, l'Iraq in generale, era un luogo dove vivevano tante persone di fede, di provenienze diverse, per cui di religione ebraica, i cristiani, gli musulmani sunniti e sciiti, i curdi, gli yazidi, tu c'eri quando sì, era così. Infatti, sì, ma questa è l'Iraq che noi conosciamo, sempre dopo la prima guerra mondiale, tipo l'Iraq e Baghdad è stato il luogo dove raccolto tanti armeni che fugano dalla violenza dalla e arrivano a Baghdad. E fino ad oggi c'è un quartiere a Baghdad che si chiama Camp Sara. Sara è la persona armena di religione cristiana che ha aiutato queste gente ad avere case e un campo di profugo che è ora un quartiere di Baghdad, ancora si chiama Camp Sara. Io vivo non in Camp Sara, però conosco bene questa quartiere di Baghdad, viviamo da sempre a Baghdad. E oggi invece com'è? Adesso dopo arriviamo alle cause, ma adesso allora, descriviamo. Descrivi com'è adesso invece la situazione. È molto difficile. C'è Baghdad è purtroppo divisa tra quartieri sunniti o vengono descritti sunniti, quartieri sciiti, minoranza cristiana, e c'è proprio una città che vive ancora il ritmo della militarizzazione che è stata dopo il 2003, quindi ancora militarizzata questa città. Ma oggi quindi queste diverse sfumature, appunto gli sciiti, i sunniti, i cristiani, vivono separati? Cioè la maggior parte sì, con difficoltà c'è questa cosa. Perché prima si viveva più mischiati e adesso si vive così separati? Allora, è vero che in Iraq è stato sempre un problema politico con il dittatore di Saddam, però la guerra di 2003 e con il progetto politico portato proprio viene a descrivere l'Iraq in modo diverso, quindi non vengono descritti iracheni ma o sunniti o sciiti o curdi, cioè un progetto gli americani strano dopo aver occupato l'Iraq fanno divide timpera come facevano i romani, cioè decidono di dividere per controllare di dividere. E questa è la realtà, e tutti i classi politici sono stati descritti e classificati o curdi o sunniti o sciiti. C'è un po' un mistero nella nostra modernità, no? Noi viviamo in un'epoca di globalizzazione, in un'epoca cioè di grandi contatti commerciali tra paesi diversi, quindi ci si aspettava una uniformità, no? Di culture, un mescolarsi ancora maggiore. Invece, sempre di più, in questo nostro tempo, cominciata la situazione in Jugoslavia, poi Ruanda, adesso la Siria, l'Iraq, cioè per fattori esterni o interni le persone si dividono. Tu come te lo spieghi? Allora, prima di tutto il problema non è che noi siamo diversi. Abbiamo cominciato a parlare del mosaico. Bello perché è diverso.
Siamo diversi con diritti uguali, siamo diversi con un ruolo molto importante per tutti noi per vivere insieme e condividere le risorse, le poche risorse in questo pianeta. Quindi il fatto che l'Iraq, un paese multiculturale dove ci sono tante etnie, o il mondo diventa tutto così, non è una minaccia stessa, però la minaccia vera che un conflitto ben preciso, politico, viene descritto come una guerra di religioni, per esempio. Questo è il problema. È il racconto che noi facciamo. Infatti, ma la media occidentale cade sempre. Ancora più peggio quando viene la propaganda che la guerra, vorremmo un'altra guerra. È vero che ora parlano che l'invasione dell'Iraq nel 2003 un errore, ma la stessa subito tornano dicendo facciamo un'altra guerra. Poi magari dopo 10 anni diciamo no, è stato un errore. Invece, cosa fai adesso? Lavori per un ponte per un'associazione. Io sono il policy officer di un ponte per e sono orgoglioso delle piccole cose che stiamo facendo. Il tuo mestiere nel è riconciliare, giusto? Sì, lavoriamo anche su questo e lavoriamo in modo molto, diciamo, creativo sulla riconciliazione. Cito soltanto due progetti, tipo Books of Reconciliation, dove noi lavoriamo con le minoranze per conservare i testi religiosi di varie religioni, cristiani, asidi e altri. Lavoriamo con i giovani, lavoriamo con i vecchi preti, e tra l'altro anche abbiamo progetti che è stata finanziata dalle CEI. Quindi lavoriamo su questo mistero perché sappiamo bene che il futuro sarebbe un futuro multiculturale sempre, e che la forza condividere e vivere insieme. Riconciliazione per noi un lavoro quotidiano, non soltanto un sentimento che tu lo senti, un lavoro che dobbiamo lavorare noi, la società civile, i governi, ma abbiamo bisogno davvero per guardare oltre alla violenza e alla guerra come un modo di creare pace. Grazie di essere stato con noi. Grazie. Adesso un po' di pubblicità e poi ritorniamo qui con Beati Voi, non mancate. Bentornati a Beati Voi, puntata speciale sul perdono che abbiamo intitolato 70 volte 7, che è la misura infinita con cui Gesù ha indicato il nostro dovere di concedere appunto ad oltranza il perdono agli altri. Questo è il cristianesimo, proprio visto che parliamo di cristianesimo, di cristiani. Dov'è il Don Ferretti? Dove sta? Come si chiama lei esattamente? Alfredo che mi hanno sbagliato il nome. Don Ferretti, si siede, prego, grazie, benvenuto a 70 volte 7. Oggi siamo entrati nella tragedia della guerra, sì. Nel tentativo appunto di riconciliarsi, no? Lei cosa fa? Qual è il suo apostolato? Dove lo svolge? Io vivo 7 giorni alla settimana quasi in un consultorio familiare. In un consultorio familiare, perché questo pensavo, che quando uno sente queste parole difficili del Vangelo, no? Perdonare, riuscire a scavalcare i torti, no? Ad amare. Certo. La maggior parte delle persone nella nostra vita borghese di oggi, chi è che si odia? No? Non è che abbiamo il nemico, perlomeno per ora, no? Perché ancora speriamo che non accada, non c'è la guerra qui da noi, ma nella nostra vita dov'è la guerra? La vera guerra che noi viviamo è quella della famiglia. Certo. La maggior parte degli odi che noi abbiamo sono odi familiari, è così? Esattamente, sì, sono le quotidianità che in fondo generano quei conflitti con cui abbiamo a che fare tutti i santi giorni, più o meno gravi, ma a volte anche quelli meno gravi si stratificano talmente che durano anni. Quanto è difficile perdonare un parente o un marito o una moglie? Amico, è difficilissimo, perché il perdono non è mai un atto, oggi ti perdono. È un tempo lungo, domanda un itinerario, domanda della pazienza, perché altrimenti il perdono lo consideriamo, vabbè, come se niente fosse successo. A volte sei talmente segnato dentro, talmente ferito, che ti ci vuole del tempo. Ci vuole qualcuno a cui raccontarlo, per esempio. Questo lo dimentichiamo. Io mi accorgo, ascoltando storie tutti i giorni, quanto è importante qualcuno a cui raccontare la ferita che hai dentro.
Perché è così importante, secondo lei? Cosa succede raccontandola? Sai, nella narrazione tu cominci intanto a guardare la tua ferita davanti a te. E questa è la gran prima cosa. E ti dà il permesso di tirar fuori rabbia, di tirar fuori malessere, di tirar fuori risentimento. Qualche volta tirar fuori l'odio. Che siccome è covato per tanto tempo, se hai qualcuno che ti fa da silenzio davanti, no, quel vuoto, questo ti permette una prima liberazione. Quindi è una prima porta, no? Visto è che la porta, porta. È la prima porta del perdono è quella di un altro che ti ascolta. Questo magari vale, certo, per voi sacerdoti, no? Che avete questo mandato, ma anche per noi, no? Per noi, cioè, per nel tutti. Senso che quando noi pensiamo ai poveri, esatto, pensiamo sempre alle persone indigenti, no? Ma in realtà il povero è anche la persona non ascoltata. Esattamente. E guarda che, per usare una parola che è tanto abusata, abbiamo delle periferie dentro di noi d'anima che nessuno visita. Perché nessuno si pone lì in ascolto, che non ti giudichi, non ti valuti, non mette i principi prima di tutto il resto, ma ascolti il tuo travaglio, la tua fatica, perché questo è già perdono. Allora, cominciamo dal conflitto più frequente, no? Primo, sì. Che è quello nei confronti dei genitori. Molte persone vivono con l'idea che la loro vita è stata comunque... le loro ali sono state tarpate da qualcosa che hanno fatto i loro genitori, no? Sì. Come si può superare questo conflitto? Questo... Guarda, ci sono tragedie grosse, no? Ricordo una ragazza che raccontava di essere stata fatta oggetto di violenza in casa dai suoi. Sono le storie più terribili, quando le ascolti, certo, no? Chissà quante volte. Beh, a volte, forse ti scandalizzerò, non si riesce a perdonare. Però, perché alcune realtà, però si riesce a far silenzio. Mi ricordo una ragazza che di fronte alla violenza che aveva subito, l'unica cosa che era riuscita a fare in tante sedute che abbiamo fatto insieme, a stare zitta davanti a suo padre, che non aveva mai voluto parlare di questa sua tragedia. E standogli vicino è maturata in lei piano piano, un senso di perdono. E ciò che sembrava impossibile, invece è successo. Alla fine si sono stretti la mano, non si sono detti niente. Nessuno ha pronunciato la parola, ma si sono dati quella mano che l'ha accompagnata poi al saluto finale. Ma sai cosa mi viene da pensare? Che lei sta raccontando di una ferita enorme, no? Sì. Una tragedia pazzesca. E mi sta raccontando anche di un esito insolito, no? La possibilità del perdono, certo, rispetto a una violenza subita. Ma spesso è anche difficile perdonare delle piccole cose. Sì. Cioè magari ci sono dei piccoli atti, certo, a cui noi rimaniamo legati, come se in qualche modo fossimo affezionati alla nostra ferita. Capita questo? Sì, moltissimo. Di affezionarsi al proprio dolore? Non solo, diventa una memoria sempre attiva che ti porti dietro. Magari tuo padre che da piccolo ti ha ostacolato in alcune cose, poi tu magari diventi una personalità, mi capita spesso, no? Una persona ingambissima, però ti porti dietro quel tuo padre che quel giorno ti ha proibito quella cosa, ti ha tolto quel regalo. Sembrano banalità, eppure resta un lato oscuro col quale ti devi prima o poi fare i conti e riconciliare. Anzi, ho detto una parola grossa, riconciliare non è sempre facile. Perdonare sì, perché tra riconciliazione e perdono c'è una distanza. Non sempre il perdono coincide con la riconciliazione. È un buon esito la riconciliazione, ma alle volte non ci si arriva. Intanto si perdona, dice, poi riconciliarsi. Senta, l'altro grande problema delle famiglie è il tradimento, sì, no? Quando appunto uno dei due coniugi scopre che l'altro l'ha tradito e quindi non si fida più. Cioè, certo, qualsiasi cosa diventa un sospetto. Sì. È da questo evento che, sì, che a un certo punto esplode in tante famiglie, come se ne esce? Guarda, i cammini sono diversissimi per ciascuno. Devo dire onestamente che chi si mette in un itinerario di perdono, anche se non lo chiama così, all'inizio lo puoi chiamare accoglienza, voglio capire, c'è un punto e c'è un momento in cui scatta qualcosa, quando non chiedi più una controparte. Perché è ovvio che i primi tempi, amore, mi devi telefonare almeno ogni ora. Anche quando sei in ufficio, se io ti faccio uno squillo, fammi almeno il segno che mi puoi rispondere. Cioè, si arriva a dei, non dico ricatti, ma a delle richieste a volte impossibili da esaudire, perché si vogliono sicurezze. E il bisogno di sicurezza non posso snobbarlo. Quindi da parte di tutti e due c'è una ricerca,
Ma quando è che scatta il perdono? Quando io non chiedo più questo tipo di sicurezze, perché il perdono è gratuito. Certo, anche qui attento, il perdono avviene il momento in cui io te lo dono e basta, senza richiedere altro. Che poi tutta la mia persona ci arrivi dietro. Ti ricordi i vecchi cartoni animati? Quando partiva il tipo, arrivava, poi gli arrivava tutto il resto. A volte è così. Io ci arrivo, te lo dono il perdono. Però poi arriva la persona lentamente, dammi il tempo. Bisogna aspettarla, insomma. Anche chi viene perdonato deve sapere che, insomma, qualche ricaduta, certo, di questa ci può essere, che quindi non si deve aspettare che adesso la persona è tutto tornato come prima, insomma, ci vuole un po' di tempo. Sì, non dobbiamo dimenticare che non è mai come se non fosse successo niente. Ma sarebbe anche sbagliato che lo fosse. Cioè. Esattamente, non c'è dimenticanza. C'è un oblio particolare in cui metto tutto in memoria passiva, è lì, perché ha segnato la mia vita, ma non diventa. Poi dimentichiamo che il perdono è parte del quotidiano, eh? Non releghiamolo agli eventi alti, straordinari. Il perdono, diceva qualcuno, è la sublimità del quotidiano, è proprio vero. Nel quotidiano c'è qualcosa di sublime che subentra, ed è il perdono. E dice che devo perdonare pure quello che mi suona... Al semaforo. Poi uno può tirare giù qualcosa lì. Queste angosce di tutta, sì, la nostra vita. Vabbè, senta, c'è una cosa che lo diciamo nel Padre Nostro, no? Sì. Rimettere noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Quindi il perdono è gratuito, però c'è in qualche modo una condizione. Ce la spiega questa cosa? Cioè il perdono di Dio è condizionato al perdono che noi diamo agli altri? Come funziona? Sicuramente no. Cioè non è che Dio mi perdona se io perdono. Dio mi perdona a prescindere e davvero il suo perdono è gratuito, questa è la bellezza. Noi non siamo una società in cui accumuliamo dei meriti e se li ho raggiunti 18 bollini mi arriva l'amore e il perdono, no. Non si accumulano attraverso buone devozioni qualcosa che ci viene gratuitamente. Dio mi ama anche se sbaglia e come diceva il vecchio Shakespeare, l'amore non cambia se trova un cambiamento. Se mi vede cambiato, non è che dice, no, sei stato cattivo, mo aspetta un pochino. L'amore è gratuito, è così. Però quell'amore chiede a me una trasformazione. Come noi li rimettiamo. Quel come è, guardami, dammi la possibilità di sperimentare la bellezza dell'amore, perché ne ho bisogno. Se lo faccio, sentirò ancora di più che tu mi hai perdonato prima di ogni altra cosa. Grazie, grazie a queste parole di speranza, sì. Di misericordia. Pilar canta dopo l'amore per chiudere questa nostra trasmissione. Noi ci vediamo la settimana prossima. Beati voi che perdonate e che accettate di essere perdonati 70 volte 7. Pilar. Sono santi gli ulivi. E sante le viti, sante le reti, quando gareggiano alla pari con le pesci di lumari, sante le pietre bianche, le mani delle madri, quando si fanno nido, sante le guance. Santa la tua bocca che mastica la menta. Santa la sabbia che nasconde l'acqua, che lenta aspetta primavera per far posto allo stupore. Santo è il momento dopo l'amore e la paura, lascia sperare a piene mani senza sudore, ma la paura lascia sognare senza sperare. Si spera ancora, si spera ancora, si spera ancora.
Santo il ricordo quando, quando non sa tornare, perché qui non si muore soltanto una volta. Una volta soltanto santi roviti muore, cresciuti ai lati delle strade, che tengono i frutti migliori dove nessuno può arrivare, nessuno può arrivare. Santo riposo che toglie ogni male, il bisogno di pane, che toglie la fame per far posto allo stupore. Santo è il silenzio dopo il dolore e la paura. Lascia sperare a piene avrò parole nuove nei tuoi occhi, la mia pace è tutto il mare del mondo da bere.